Tanta guagna per tutti ragazzi, io sono Misananel e quest'oggi sono qua per portarvi un gameplay su Far Cry 3. Far Cry 3 è un gioco sviluppato e rilasciato da Ubisoft, è ambientato nelle isole malesiane, mi pare, comunque in ambienti tropicali, è uno shooter in prima persona. Quindi niente, adesso io vi lascio all'intro, spero di non intromettermi troppo, comunque questa frase che secondo me è bellissima dovete assolutamente leggerla. A mio fratello Riley per il suo brevetto di volo! Ma dov'è quel gran coglione? Alla carta di credito di mio padre e alla mia! Dio, non bevo Sambuca da quando avevo 20 anni! Sì! È morto, cazzo! Blocca la porta! Presto, Jason! Sali! Volo! Tu sei pazzo, Jay! Ho imparato dal migliore! Tutti che si divertono! Ma forse non va tutto come noi ci aspettavamo. Volate! Vogliamo! Uccelli! Cazzo che merda. Ovviamente, Matti. Mi piace. Però tu mi stai già sulle scale. È proprio un bel telefono. Allora, cosa abbiamo qui? Grant? Dalla meravigliosa California. E Jason. Questo mi sta già antipatico perché inizia a prenderci in giro. E non ci va di essere presi in giro. Dico bene. Perché i vostri culetti firmati promettono grana. Okay. È un bene perché mi piace. Noi quindi siamo Jason, questo è nostro fratello Grant e a quanto pare abbiamo dei culetti firmati che gli porteranno molti soldi. Noi per quanto ci riguarda siamo degli studenti. Quello con i coglioni sono io. Quello con i coglioni è lui, ragazzi. Guardami dritto negli occhi. Ehi, stronzo, guardami negli occhi. Tu sei la puttana. Io qui sono il fottuto re. Non una sola parola. Il nostro fratellone Grant non ha paura di lui, però. Cosa magari c'è, noi Jason? Così. Jason, dimmi. È lui quello figo. Perché non ridi come facevi lassù? Dici che non ti diverti più, forse non ti sto simpatico. No, che non mi stai simpatico, te l'ho il detto prima. Lassù, credevi di avere una chance. Là, tra quelle nuvole di merda, tu pensavi davvero di avere una chance sul grilletto. Ma hermano, qua giù. Cioè, secondo me questa scena è bellissima. Con tutta questa polvere che scende, che vi fa capire. Hai il culo per terra. La breve durata della nostra okay. vita. Ora mi do una calmata perché tu. Quanto sono poetica, ragazzi. E il tuo fratellone? Ci divertiremo un sacco mentre aspettiamo i soldi. Ecco. Questo è Vass, il capo dei pirati della zona. Ma che voi due pezzi di stronzi siate più simpatici degli altri. Infatti, lui ci ha detto di essere un re al posto della corona, questa spatola di capelli. Allora, come vi stavo dicendo prima, noi siamo Jason, siamo uno studente a cui piacciono gli sport estremi, come abbiamo visto anche dall'intro. Questo nostro fratellone sembra molto più abile di noi, infatti si è già liberato. Adesso speriamo ci lasci avere una via di fuga. Non credo. Tu che ti preoccupi di me? Per me. Come? Ci sto pensando. Chiama la guardia. Sì. Dai. Chiamala. Lui ha un'idea che ci potrà tirare fuori da qua. Intanto pensavo. No, vediamo che cosa fa con la guardia. Poi vi spiego tutto quello che pensavo di fare in questa serie. Voilà, boss, il nostro fratellone. Che l'ha. L'ha ucciso subito. Adesso. Vai. Rotola corpo morto. Andiamo. Noi dobbiamo trovare i nostri amici. Seguimi. Su. Tranquillo che ti seguo. Tranquillo. Mamma mia. Ma sì, passiamoci. Allora. Oddio, questi qua sono tutti impiccati. Comunque, quello che pensavo di fare in questa serie era di
cercare di andare avanti con la trama facendo delle sfide che sarete voi a proporre. Quindi non lo so, potete propormi più o meno qualsiasi cosa, quindi magari utilizzare solo un tipo di arma piuttosto che utilizzare il coltello, che in effetti è un altro tipo di arma, ma comunque pensavo armi da fuoco. Insomma, qualsiasi cosa. Potrete lasciarlo qua nei commenti se vi va, ovviamente. E noi adesso seguiamo sempre il nostro fratellone Grant, io lo sapevo già. Crouch. Che ci dobbiamo abbassare con il tasto C per noi che giochiamo a computer. Sì. Vabbè, non mi interessa di nuovo. Ups. Che cosa ho fatto? Ok, aia. Sta uccidendo dei maiali. Poveri maiali. Comunque, vi stavo parlando di queste sfide, quindi queste sfide sarete voi a proporle, le proporrete nei commenti, e la migliore, la più votata, sarà quella del video successivo. Noi intanto per questo video, dai, vabbè, faccio rapporto. Mi prendo tutto quello che... un tablet, Felipe. Mi prendo il telefono di Felipe. Comunque, continua. Questo video invece andrà avanti come un semplice gameplay, giusto per farvi vedere come funziona un po' la trama della storia. Cristo, dobbiamo farlo andare. Facciamo silenzio. Tira un sasso laggiù. Ok. Vai tranquillo, ci penso io. Zitto. Ma che? Ma che? E come nei migliori film, i sassi distraggono i nostri cattivoni. Noi possiamo andare un po' dove vogliamo. Non capisco come sia possibile. Però non è importante perché ci permette di andare avanti nella storia, quindi. Cazzo, grande. What a boss di nuovo! Cristo. Super Grant. Che ha fatto parte dell'esercito, come abbiamo scoperto prima. Vai, cerca di calmarmi. Ho bisogno di te per trovare Lisa, Riley e gli altri. Ok. Stacci dentro. Tranquillo, io sono con te, fratellone. Andiamo. Okay. Scusami. Noi siamo un po' pippe rispetto a Grant, però ce la caveremo. Noi impariamo in fretta. Oddio, ce ne sono tantissimi, Grant. Cazzo, quel pazzoide. È vero. Su. Vai, siamo un po' lenti anche di comprendonio. No, vabbè, ce la caderemo come è ovvio. Tanto vai, ci stiamo mimetizzando. Mi sono vestita apposta per l'occasione. In mimetico, no, di realtà è stato un caso, però. Questo è un incubo, cazzo. Qua. Un cazzo di incubo. È un cazzo di incubo. Noi ce ne stiamo tra le piante. Tra le piante. Di nuovo funzionerà la storia della roccia. Sì. Funzionerà assolutamente. Vai, ora abbiamo il via libera. Andiamo. Non era niente. Mi fai mangiare quello che avevo sentito con te. Adesso. Dove siamo? Eccola là. Quanti topi che ci sono in giro. Personalmente, tra l'altro, si è mosso malissimo quel topo, ma non è importante. Qua è pieno di prigionieri come noi che sono stati catturati da questi pirati schifosissimi. Passaporti ovunque. Borse da ginnastica ovunque. Adesso. Ok, faccio silenzio, scusa. Non lo faccio più. Posso farti niente? No, ti prego! No, stavo scherzando, non riesco a starmene troppo in silenzio. Intanto siamo arrivati al checkpoint. Dove siamo? Non ci saremmo dovuti buttare da soli. Avevo promesso a papà di avere. Ormai è tardi, fratellone. Ormai è tardi. Dice dove si troverà Riley. Lo troveremo. Libereremo gli altri. Assolutamente sì, tranquillo. Oddio. Basta, sei un infame. Io che cosa faccio senza di te, Grant? Tu che sei uno che è stato nell'esercito, che ci hai fatto scappare finora. No, accidenti.
E se non ti mangia vivo la giungla? Lo faccio io. Vai, cazzo, sei sordo? Ok, c'è Vass che ci sta. Devi levarti dal cazzo, coniglio! Corri, Forrest! Corri, Forrest! Corri! Corri. Corriamo, 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 perché non ci faremo prendere da questi pirati mercenari, quello che sono. Assolutamente no. Aiuto, aiuto, aiuto. Corri, corri, corri. Corri, mister. Corri. Vai, Jason, vai. Siamo un po' volati. Adesso speriamo di non distruggerci le ossa. Potremmo esserci rotti qualcosa. Dai, su. Riprenditi. Riprenditi. Aiuto. Sì, adesso dobbiamo correre in mezzo a questa giungla per scappare, ovviamente, dai pirati che vogliono mangiarci vivi. No, non lo so. Vogliono semplicemente i nostri soldi. Oddio, stavo per morire. Oddio. Quello là doveva essere un cane, sembrava un leone. Vai, 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 vai. Su, arrampicati, arrampicati. Mio caro Jason, non puoi fare a meno. Corri. Quanti cervi? Sono cervi, ragazzi. Vai, devo trovare. Devo trovare gli altri. Ups. Adesso. Non l'avrei vinta. Però non dare l'allarme, schifoso. Prenditelo quel coltello. Certo che sei proprio un genio. Intanto le farfalle adesso. Un elicottero. Hanno pure un elicottero, questi pirati. Mi hanno trovato. O forse no. Ecco, infatti. Noi nuotiamo. Ma in realtà non stiamo nuotando, stiamo per affogare, però. Questo non è importante. Questa scena secondo me è bellissima. La canzone di sottofondo ancora di più. Questa mano con il... tatuaggio. Infatti, Far Cry 3. La via. Porta al cuore della giungla. Segui la via e troverai la risposta. Seguite la via, ragazzi. Seguite la via. Adesso ci svegliamo in questa capanna che è bruttissima. Dove sono? Che cos'è? Con un tizio che mi sta facendo un tatuaggio. Sei sveglio? Beh, non del tutto. Il tuo braccio è ancora addormentato per il tatau. Il tatuaggio. Quante collane? È eroico nuotare nella tempesta, ma abbronzarsi sulla spiaggia dei pirati. Vabbè, che io che ne sapevo che era la spiaggia dei pirati. Semplicemente ci siamo buttati perché abbiamo gli sport estremi. Prendi la mia vita. Ne ha il diritto. Davvero il diritto di prendere la tua vita? Ma sappi che io prendo. Non se la prendo prima io. Però tu mi hai salvato la vita, quindi non avrebbe senso. Non avrebbe senso. Quindi, sono Dennis. Ciao Dennis. Grazie per avermi salvato la vita. Grazie per regalarmi un coltello. Bangao. La balaba. L'airone, lo squalo, il ragno. Sì. Io so chi sei, Jason, tu. Sei un guerriero. L'importante è che tu lo sappia, perché io mi devo ancora convincere. Dimostrerà la tua vera essenza. Ok. Ascolta, mio fratello maggiore è stato ucciso. Devo trovare l'altro. Poverello, ci ha aiutato a scappare ed è morto. Vieni con me. Che storia triste. Io ti seguo. Quindi mi aiuterai. Io. Tu mi fai tanto. Non so. Io. Ti darò la libertà. Tu, nigga buono. Tu mi darai la libertà. Io me la prendo la libertà. Non c'è bisogno
che me la dia qualcuno, a parte mio fratello. Sono qui. Questo ti qua ho trovato sulla spiaggia. L'avevamo già capito. Ad Amanaki. Questo qua è Amanaki, un villaggio di indigeni fatto di donnine in costume tissiche martellano un tamburo di lato invece che sopra. La tua fuga è un segno del cambiamento. Sì. Il popolo ha bisogno di buone notizie. E io sono la buona notizia. Io sono quello che vi aiuterà ad avere la libertà. Che vi aiuterà a combattere contro Bass e i suoi compagni. E ora sono io un membro della sono l'esempio da seguire. Che risata ha studiato? Mamma mia. Niente male, vero? Belle. Sì, ma a me non interessa le donzelle, mio caro. Sai, cioè, oddio, magari è Jason sì. Anzi, ma sicuramente è Jason sì. Ma secondo me è fidanzato. E la fidanzata era tra i suoi amichetti con cui si è buttato. Certo che lo voglio salvare, mio fratello. Ma prendili quei soldi, prendili. Com'è che dicono in America? C'è sempre una prima volta. C'è sempre. Assolutamente. Una prima volta. Vai. Questo Dennis mi sta molto 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 simpatico, a parte per il fatto che ci ha salvato, ma comunque, come abbiamo detto, sembra un nigga tanto 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 buono. Poi è tutto yo-yo. Rimetti in funzione le antenne, altrimenti non posso rifornirmi dai villaggi più lontani. Credimi, hanno equipaggiamento di primissima categoria. Fantastico. Quindi noi adesso rimetteremo... Allora seguimi, amico. In funzione le antenne, rimettendo qui in funzione queste antenne, diamo la possibilità a questi rivenditori di armi di darci delle armi gratuite o comunque un prezzo migliore. Usa le antenne per mappare l'isola e trovare i suoi uomini. Esatto. Gli scrambler bloccano l'accesso. La nostra gente non ha bisogno di tecnologie simili. Perché essendo indigeni sono molto pro a trovare a te darebbero informazioni preziose. Assolutamente sì. Sì, gli scrambler sono in cima. Ogni antenna copre un'area limitata. Scalale tutte e rivelerai l'intera mappa. Va bene. Ci penso io. Questa... Ok. Ora che abbiamo raggiunto... Vabbè, aim, shoot, sappiamo come fare. Allora, ora che abbiamo raggiunto Dennis fuori dal villaggio, andiamo alla nostra antenna per riattivarla. E poter capire un po' che cosa c'è intorno a questa zona. Adesso... Purtroppo sta scattando un po' il mio giochino. Il mio giochino. Questo qua. Vai. Questa musichetta. Quella deve essere l'antenna. Bravo, che cosa te l'ha fatto intuire? Forse il fatto che si vede l'antenna? Non c'era nemmeno bisogno di mirare. Allora, vediamo che cosa c'è qua dentro. Shutter shades, grenade. E qui. Ok, un po' di soldini non fanno mai male, tu serpente. Io ti trasformerò in una borsa prima o poi, ma ora non ho tempo. Vedo intanto che sta tramontando il. Forse no. Giù sembrava molto più buio. Vabbè, comunque sì, siamo nel tardo pomeriggio. Che cavolo sto facendo? Nel tardo pomeriggio... Oh! Eccoti, scala. Non l'avevo vista, sono cieca, veramente. Quindi, su. Adesso, io spero lui... Sguardo in alto. Guarda in alto, sguardo in alto. Fantastico, quindi il nostro amichetto soffre pure di vertigini. Qua abbiamo un'altra cassa che possiamo vedere cosa contiene ancora. Shutter shades, grenade. Vabbè, la granata mi serve. Un po' di soldini non fanno mai male. Andiamo. Ecco qua. Un altro container. Ok, un po' di munizioni qua. Adesso abbiamo il... possiamo attivare l'antenna finalmente.
Mi si è addormentata una gamba! Oh, ecco cosa succede a stare a gambe incrociate al PC mentre si gioca a Far Cry. Fantastico. È davvero, davvero una bella zona. Quindi io direi che il video finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Spero... Quindi per oggi è tutto, ragazzi. Io spero il video vi sia piaciuto. Ricordate di lasciare un mi piace al video, di lasciare un commento per farmi sapere che cosa ne pensate, per far sapere allo staff di Wanya che cosa ne pensate delle sfide. Se volete potete scrivere qua sotto le sfide che volete propormi. Io poi le leggerò e vedrò che cosa fare. Quindi per oggi è tutto. Io vi saluto. Bye bye da Miss Aranel e dallo staff Wanya. Quindi ricordate, tanta Wanya per tutti, ragazzi. Bye bye.